Foracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, ma solo di quelli che sono stati presentati all'interno del Nintendo Direct. A quasi una settimana di distanza dalla presentazione Nintendo è giunto il momento di fare il punto della situazione. Il Direct è stato infatti ricchissimo, quasi quanto questo video che state per vedere, e ha colto un po' tutti quanti di sorpresa. Nintendo ha infatti condensato una grande quantità di annunci nei 40 minuti circa di presentazione, che non solo rendono molto chiara la strategia dell'azienda nei prossimi mesi, ma inoltre iniziano a delineare un futuro molto preciso per Nintendo Switch. Secondo me, infatti, dopo l'ultimo Nintendo Direct, è chiaro che ci stiamo dirigendo verso la fine del supporto a Nintendo Switch. Insomma, sembra assurdo, ma la metà del ciclo vitale l'abbiamo superata. Ma andiamo con ordine. Prima di tutto, vi invito a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Iscrivetevi a questo canale, altrimenti ve ne pentirete. Non so come, ma accadrà. In descrizione trovate tanti link da cliccare. Se volete fatelo, oppure no, e basta. Io ho detto tutto, iniziamo! Prima di tutto, ma questo Direct vi è piaciuto? Dai risultati del sondaggione e da quello che si legge un po' ovunque online, direi proprio di sì. Io personalmente lo metto tra i migliori Direct dell'era Switch. Per dirvi, ci sono stati così tanti annunci interessanti e Shadow Drop che ancora non sono riuscito a recuperare tutto quello che volevo provare con mano. Però ci sono stati, secondo me, due problemi. Innanzitutto, il ritmo non è stato dei migliori. La parte centrale è stata molto dura da seguire, soprattutto quando l'attenzione era rivolta a un eventuale spazio dedicato a Tears of the Kingdom, che sarebbe arrivato sicuramente in coda all'evento. Capisco poi che aprire con Pikmin 4 non sia stata l'apertura più frizzante del mondo, ma Nintendo ha fatto bene a inserire la produzione in uno dei momenti topici del Direct. Stiamo parlando di una serie molto di nicchia, che è anche sparita dalla circolazione da un bel po' di anni, e avrei scelto di metterla come primo catalizzatore dell'attenzione è stata un'ottima mossa. Fortunatamente, tutta la vera ciccia è arrivata in coda alla presentazione, con una serie di reveal che hanno mozzato il fiato. Avete visto la mia reazione in live? Per me l'arrivo del Game Boy seguito dallo Shadow Drop di Metroid Prime è stata una combo fenomenale che mi ha lasciato stordito. E quindi evidenzierei il secondo problema di questa presentazione. L'apice del Direct è stata la chiusura con Tears of the Kingdom. Un titolo che però non è la prima volta che viene posizionato come bomba finale e di cui non sappiamo ancora nulla. Il breve trailer è stata un po' la continuazione del teasing visto fino ad ora, anzi per certi versi ha aggiunto tanti elementi di continuità con Breath of the Wild piuttosto che evidenziare i punti di rottura con il passato. Tutti gli altri grandi annunci sono stati rivolti verso una nicchia molto specifica di super appassionati nostalgici. A conti fatti, le vere novità della serata sono stati una remaster, due servizi di emulazione di console vecchie di decine di anni, una collection inaspettata di una serie semi sconosciuta del GameCube e il ritorno di Level 5 in Occidente con produzioni però dal sapore fortemente nipponico. C'è insomma la sensazione che Nintendo abbia tirato il freno a mano per quanto riguarda le nuove produzioni first party e questo secondo me è il primo indice di quello che sarà il futuro della console. Facciamo infatti un attimo il punto della situazione di quello che sappiamo dopo questo Direct. Con una strategia abbastanza inusuale per Nintendo, abbiamo molto chiaro tutto quello che arriverà da qui fino alla prima metà dell'anno e iniziamo a tracciare la mappa di un 2023 pieno zeppo di cose interessanti. Se l'anno di Nintendo si è aperto con Fire Emblem Engage, febbraio sarà segnato, oltre che all'improvviso ritorno di Metroid Prime, anche dall'arrivo di Kirby Return to Dream Land Deluxe e Octopath Traveler 2. A marzo sarà il turno dello spin-off di Bayonetta, il 21 aprile, teniamo le dita incrociate, sarà finalmente pubblicato Advance Wars Reboot Camp e a maggio sarà il turno di Sua Maestà Tears of the Kingdom e per finire il 21 luglio verrà pubblicato Pikmin 4. Non solo si tratta di una lineup solidissima, a cui ovviamente si affiancano altre produzioni, second e third party, ma vorrei farvi notare inoltre come, a parte Metroid Prime 4, non c'è più nulla da parte di Nintendo a essere rimasto in sospeso. Con questo Direct abbiamo avuto la conferma che la grande N sta chiudendo i cicli di sviluppo iniziati su Switch ed è probabile che molti studi interni siano già al lavoro su produzioni next gen. In fondo, quei recenti report che vedevano una Nintendo non interessata a partecipare alle 3 in quanto intenzionata a non
proporre nulla di eclatante durante la seconda metà dell'anno si sposano bene con la prospettiva che ci ha offerto questo Direct. Ma questo non significa che da luglio a dicembre non vedremo nulla, anzi, la mancanza di pezzi da 90 va intesa come l'assenza di un forte nome di richiamo come può essere uno Zelda o un Mario in 3D, ma il supporto alla console non cesserà di sicuro da un momento all'altro. Innanzitutto è chiaro come una delle strategie principali di Nintendo sia quella di fare grande affidamento sui contenuti aggiuntivi dei titoli di successo. Gran parte della presentazione è stata incentrata su DLC e pass di espansione, un modello commerciale prediletto dall'azienda negli ultimi anni. Tanto i giochi online a supporto continuo, quanto le grandi produzioni single player continuano a ricevere contenuti a cadenza più o meno regolare, molto spesso anche di una certa importanza. Sono sicuro che il teaser dell'espansione single player di Splatoon abbia catturato l'attenzione di molti, ma anche vedere Shulk in quello che sarà il finale del Season Pass di Xenoblade Chronicles 3 non può non avere emozionato i fan della saga. Anche il successo del pacchetto per corsi aggiuntivi sembra aver cambiato in corsa la portata del progetto, tanto che la prossima ondata di contenuti extra per Mario Kart 8 Deluxe comprenderà anche un nuovo tracciato e un nuovo personaggio, un'aggiunta che non mi sarei mai aspettato vista la comunicazione iniziale relativa a questa iniziativa. E poi abbiamo già parlato del Game Boy su Switch, ma è chiaro che si tratta di una mossa volta a riaccendere l'interesse del pubblico nei confronti di un servizio che a livello di usabilità e funzioni non sarà il massimo, ma che a livello contenutistico inizia a presentare un'offerta veramente interessante. E sappiamo dai leak che Nintendo ha temporeggiato tantissimo nel proporre questa selezione di retro game, che arriva proprio in un momento dove all'orizzonte ci sono molte incertezze riguardanti il futuro di Switch. E a proposito di temporeggiare, non sottovalutate l'importanza che ha avuto la presentazione e la pubblicazione istantanea della remaster di Metroid Prime. Sappiamo che il progetto è pronto da tantissimo tempo ed è stata la stessa Retro Studios a occuparsi di questa produzione, lavorando direttamente sul codice sorgente dell'engine originale di Prime. Prime Remastered è qualcosa di molto di più di un abbraccio nostalgico. È innanzitutto una dimostrazione di forza di quello che lo studio è in grado di ottenere su una console che ormai tutti quanti danno per spacciata, ma è anche il primo tassello che ci porterà dritti dritti verso Metroid Prime 4. Per me l'arrivo di questa remastered significa che i lavori su Prime 4 sono arrivati a un punto tale che ha senso reintrodurre gradualmente la serie al grande pubblico, e guardate l'interesse che sta generando quella che alla fine, per quanto ben fatta, è pur sempre una remaster. Dopo l'ottima prova di Dread, il successo di critica e pubblico nei confronti del ritorno di Prime è la conferma che esiste un solo modo per mandare degnamente in pensione una console che, vuoi o non vuoi, ha segnato indelebilmente la storia di Nintendo, e questo è Metroid Prime 4. Il sito ufficiale di Metroid si è aggiornato con una sorta di tour virtuale che dà spazio a tutte le avventure di Samus su Switch, e sono straconvinto che nel corso dei mesi si aggiungeranno nuove schede a questa sezione. Spero vivamente che a cadenza regolare sia il turno anche di Ico's e Corruption, e sono sempre più convinto che il 2023 si chiuderà con l'arrivo di Prime 4. Chissà, magari in un direct estivo avremo finalmente un primo sguardo su quella che è la nuova visione della serie per Retro Studios, o altrimenti questo potrebbe accadere in un direct di settembre, pensato per un rapido ciclo di marketing mirato a una pubblicazione prevista per le vacanze di Natale. Allo stesso modo, non dimentichiamoci che vedere a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro sia Metroid Prime che Baten Kaitos ha finalmente aperto le porte a una riscoperta della libreria GameCube su Nintendo Switch. So che molti di voi storceranno il naso di fronte alla possibilità di un'ennesima ondata di remaster e remake pensati per rimpolpare il catalogo della console ibrida, ma a parte che la libreria GameCube ce la siamo persa per strada da 20 anni, se le cose sono fatte con criterio come è accaduto con Prime, io sarei felicissimo di ricomprare i giochi di qualche generazione fa. Voi non li spendereste 40 euro per un F-Zero GX ricostruito a dovere? O un Eternal Darkness rimodernizzato come Poro comanda? E poi, come dicevo, ci sono stati anche importanti segnali da studi esterni. Il ritorno di Level 5 è una notiziona. Lo studio giapponese aveva chiuso i confini nazionali dal 2020, ma ora sembra pronta a ripartire alla grandissima con il supporto a Switch, proponendo ben 3 nuovi progetti, tra serie amatissime dai fan di vecchia data e nuove IP. Anche Atlus continua la sua esplorazione della piattaforma ibrida, andando a ripescare l'infernale Etrian Odyssey, una collection di sicuro per pochi,
ma speriamo che l'azienda continui a portare sempre più titoli su Switch. E non dimentichiamoci poi del continuo supporto da Square Enix, uno dei più grandi publisher giapponesi che ha sempre dato un supporto gigantesco alla console di Nintendo. Siamo in tema Direct. Ecco, il fatto che Nintendo non parteciperà direttamente alle 3 non significa che salteremo direttamente la presentazione estiva. Anzi, vi dirò, io ho ancora fiducia in qualche progetto minore, rumoreggiato da tempo, che potrebbe cogliere tutti di sorpresa ed essere la star di una presentazione post Tears of the Kingdom. Vogliamo ancora credere in un Donkey Kong 2D? O magari in un progetto di Mario che potrebbe essere sempre un platform bidimensionale o un nuovo sportivo? Se prima ho infatti detto che Nintendo molto probabilmente ha già dirottato gran parte dei suoi studi interni verso produzioni next gen, nulla le vieta di aver tenuto in caldo qualcosa di già bello che pronto da un bel po' di tempo, un po' come è avvenuto con la remaster di Prime. Insomma, le sorprese per il 2023 potrebbero non essere finite. Detto tutto questo, mi aspetto una nuova console nel 2023? No, assolutamente no. Dico solo che Nintendo sta preparando il terreno al pensionamento di Switch e non mi sorprenderebbe se si iniziasse a parlare in via ufficiale di un nuovo hardware a partire dalla fine del 2023 o dall'inizio del 2024. Già scoprire ad aprile quali saranno le previsioni di vendita della console per il prossimo anno fiscale sarà un bel indicatore di quali sono le intenzioni di Nintendo con Switch, ma per questo bisognerà aspettare ancora un po' di mesi. E visto che stiamo parlando di nuove console e ci stiamo immaginando come Nintendo gestirà la comunicazione nel corso del 2023, continuo a pensare che molto presto avremo una presentazione dedicata a Tears of the Kingdom, al cui interno sarà presentata anche la OLED, che è stata leakata qualche tempo fa. Direi che marzo sarà un mese da tenere d'occhio sotto questo punto di vista, e se non sarà il turno di un Direct vero e proprio, prima o poi Nintendo dovrà decidersi a svelare concretamente il gameplay del seguito di Breath of the Wild, magari con un video dedicato, o nella peggiore delle ipotesi con un tweet, ma a pochi mesi dall'uscita del titolo fa molto strano pensare che ancora non sappiamo nulla di Tears of the Kingdom. E questi poracci erano un po' tutti i miei pensieri sparsi sul futuro Nintendo e su questo Direct che, secondo me, nel corso degli anni verrà ricordato come uno dei momenti più importanti del ciclo vitale di Switch. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate sia del Direct sia di tutte queste poro prediction in cui ci siamo lanciati nel corso del video. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Fashion, Michele Designer, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Ma si chiamava Fashion Designer? Vabbè, comunque, ci siamo capiti. Vabbè, 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 vabbè.